Namaskar. Siamo all'inizio, a metà o molto probabilmente verso la fine di una maratona e ci coglie un crampo molto diffuso ma di cui si parla poco, il crampo al diaframma, un dolore diffuso qui e un dolore che è associato a un irrigidimento, a una contrattura a livello diaframmatico per cui non riusciamo più a respirare bene e quindi a procedere al nostro meglio. Un asana che aiuta molto in questo, da fare anche subito appena si sente questa bruttissima sensazione, è Padanguliasana, cioè portare le braccia in alto e respirarci sopra. Questo è Padanguliasana. Intrecciare le dita delle mani, spalle giù, inspiro, vado con le braccia estese verso l'alto mantenendo le spalle giù, in modo da, respirando, sentirsi riallungare, riaprire completamente il torace e i lati del busto. L'ho vissuto in prima persona e vi assicuro che dopo qualche respiro, bastano pochi respiri di questa posizione, Padanguliasana, il diaframma ritorna alla sua elasticità primordiale. Quindi Padanguliasana per il crampo al diaframma. Namaste.